Monumento tra i più vasti della storia antica di Roma, il Circo Massimo vive una nuova primavera grazie al progetto di valorizzazione della realtà aumentata virtuale. Nell'estate del Covid e ancora fino a fine settembre, il circo si può visitare perlustrando tutte le sue fasi storiche grazie a un'esperienza all'avanguardia che sfrutta tecnologie interattive di visualizzazione. Si può ricostruire veramente il passato e soprattutto il monumento più grande di tutti i tempi che è stato il Circo Massimo. È proprio per ridare dignità a questo monumento che ci siamo impegnati insieme con i tecnici a ricostruire il più scientificamente possibile lo spazio del circo. Dietro gli occhiali immersivi, il sito archeologico appare in tutta la sua imponenza. Era il più grande ippodromo dell'impero romano. Poteva ospitare 250.000 spettatori, grazie a una lunghezza di 600 metri e una larghezza di 140. Adesso qui si vive la più grande esperienza di realtà aumentata al mondo. Come numeri stiamo parlando di 13.000 linee di codice, più di 2 miliardi di poligoni. Immaginate che 2 miliardi di poligoni da gestire real time, che dovevano comparire con scala 1 a 1, diciamo, perfettamente ancorate sul terreno e, diciamo, con una collocazione che doveva essere perfettamente in sintonia con il luogo. Realizzò il primo impianto di La produzione. realtà aumentata illustra anche la destinazione che lo spazio ebbe nell'Ottocento, con la momentanea installazione di un impianto a gas per l'illuminazione pubblica.